Bentornati, pace e bene. Oggi 26 ottobre noi ricordiamo San Folco Scotti. Ascoltiamo. Passato alla storia come uno straordinario pacificatore, Folco nasce intorno al 1165. A 20 anni viene accolto in una comunità di sacerdoti, i canonici irregolari di Santa Eufemia, che lo mandano a studiare a Piacenza e poi a Parigi, da dove ritorna maestro in teologia. Forte delle sue competenze, diventa priore dei canonici, arciprete della cattedrale e infine vescovo di Piacenza. 6 anni dopo, poiché rimane vacante la sede episcopale di Pavia, viene consacrato pastore anche di questa città. Un solo vescovo per 2 città in aspra contrapposizione tra loro. Il suo impegno principale, come un padre amoroso e giusto, è quello di portare la pace e la concordia tra i cittadini divisi in opposte fazioni, prima in ogni singola città e poi tra le 2 città, contribuendo a ridurre il numero di morti e i danni. Folco morì a Pavia il 16 dicembre 1229. Fu presto canonizzato da Gregorio IX, ma il suo culto si sviluppò solo a partire dal XVI secolo. Inizialmente vescovo di Piacenza e poi anche di Pavia, questo nostro fratello si trova in una situazione molto particolare perché queste 2 città sono in grande conflitto tra di loro, è un conflitto acceso e anche violento. La sua operazione è stata quella di porre pace il più possibile, cercando di evitare uccisioni inutili, cercando di evitare la violenza. San Folco è stato un uomo di pace e anche noi vogliamo essere cristiani di pace. Ovviamente non dobbiamo mettere pace tra 2 città, mai dire mai, ma quanti conflitti che ci sono vicini, dai più banali ai più complessi, nei quali noi possiamo mettere una bella parola. Mettere una buona parola è già qualcosa di più avanzato, ma il primo passo è non mettere nessuna parola cattiva. Quante volte magari sappiamo di un bisticcio, di una situazione e noi siamo lì invece, magari ascoltando lo sfogo di una persona, invece di cercare di placare, cercare di offrire un punto di vista alternativo, un po' ci alleiamo mettendo, come si dice, più carne sul fuoco, insomma, facendo divampare ancora questo incendio. Invece no, quando accade qualcosa del genere, cerchiamo di calmare l'altra persona, di offrire un nuovo punto di vista, perché nessuno poi ha completamente ragione in fin dei conti. E la pace inizia da qui, da questo modo di fare e di spegnere questi piccoli incendi. E per questo ci affidiamo all'intercessione di questo nostro fratello nella fede, perché lui ha saputo spegnere questo grande incendio di violenza. San Folco Scotti prega per noi.